Era necessario un momento chiarificatore per il riassetto del servizio di nettezza urbana. L'obiettivo è quello di arrivare ad una città che abbia un servizio con una qualità diversa da quella del passato per giungere alla fine del percorso amministrativo per abbattere le tariffe. Con queste parole il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha aperto la conferenza stampa alla presenza dei giornalisti agrigentini per fare chiarezza sulla situazione rifiuti. Potenziare anche le misure preventive. Molti cittadini di altri comuni, afferma Fontana, gettano rifiuti nelle strade che vanno da un comune ad un altro o peggio ancora, gettano i propri rifiuti, differenziati o no, nei cassonetti di Agrigento. Adesso basta. Da quando gli altri comuni hanno iniziato la raccolta differenziata, tuona l'assessore, sono aumentate le tonnellate di rifiuti che vengono gettati nella nostra città. I nostri cittadini non possono pagare la tari di chi deposita incivilmente i rifiuti o per strada o nei cassonetti, pur non essendo residente. Basta osservare i dati forniti, parlano molto chiaramente sulla drammaticità della situazione. E sempre nel corso della conferenza stampa, l'assessore ha voluto esprimere il proprio parere in merito al verde pubblico, alla luce dei fatti recentemente accaduti. Noi avevamo già una certezza perché la gran parte dei verbali che abbiamo elevato negli ultimi mesi sono stati elevati a residenti in altri comuni. Adesso a quelle certezze se ne è aggiunta un'ulteriore certezza che sono dati inconfutabili del conferimento in discarica. Abbiamo fatto il raffronto tra il 2015 e il 2017, quindi 2 interi anni. Abbiamo saltato il 2016 perché, come sapete, nel 2016 per molti mesi la discarica è rimasta chiusa, quindi diciamo era un dato non significativo. E quello che viene fuori è che un comune come quello di Agrigento ha una media di conferimento mensile in più di oltre 500 tonnellate. Stiamo parlando di una quantità incredibile, stiamo parlando di 16-17 tonnellate al giorno. Contestualmente, i comuni che hanno cominciato la raccolta differenziata hanno ridotto i loro conferimenti da percentuali minime del 78-80% fino a percentuali massime stratosferiche del 93%. Io voglio chiarire un punto: questa guerra è la guerra agli incivili e per me gli incivili sono incivili, non è importante se sono residenti ad Agrigento, Porto Empedocle, Raffadali, ma questa guerra noi la possiamo vincere se la facciamo tutti insieme. Il comune di Agrigento non può. Non è in grado di fare la guerra agli incivili di Porto Empedocle e di Raffadali. E siccome stiamo partendo con la raccolta differenziata di Converso, e siccome noi saremo durissimi nel combattere gli incivili residenti ad Agrigento, se non ci sarà la collaborazione degli altri comuni, il rischio è l'effetto opposto, cioè che gli incivili di Agrigento andranno a scaricare negli altri comuni. Sul fronte del verde pubblico, invece, alcuni quartieri di Agrigento riscontrano limitati problemi. Come intendete intervenire? Noi abbiamo proprio quest'estate finalmente sottoscritto la convenzione con l'ex azienda Foreste e faremo lo stesso nelle prossime settimane con l'ESA. A partire dalla fine della stagione dell'antincendio, quindi a partire dalla fine di settembre, avremo quindi la disponibilità degli operai forestali con i quali potremo realizzare progetti di gestione del verde pubblico.